L'amministrazione comunale di Corfinio esprime sconcerto e rammarico per la chiusura del convento delle monache della Visitazione, luogo di devozione e di culto tanto da aver attratto Madre Teresa di Calcutta, che circa 30 anni fa anticipò con la sua presenza la venuta delle suore nella cittadina Peligna. Una inaspettata decisione che arriva in un momento delicato e difficile a causa di una pandemia senza precedenti per tutta la comunità della diocesi di Sulmona Valva, una disposizione che aggraverebbe lo sconforto e la tristezza di tutti i cattolici. Per questo il comune di Corfinio auspica vivamente che la Santa Sede possa intervenire prontamente per scongiurare un danno così grave. Guardi, la comunità di Corfinio non è solamente delusa, è affranta. È con grande tristezza che questo evento è quasi precipitato addosso alla popolazione e all'amministrazione comunale di Corfinio. Io personalmente ho assistito dall'ingresso di queste suore a quello che è il più bel monumento della valle, che è la Basilica di San Pietro. Queste persone sono straordinarie, sono tra oltre 30 anni che sono qui dentro e hanno dato la vita di preghiera per questa comunità e per l'intera valle. Non meritava né Corfinio né l'intera valle che questo, che era un presidio religioso, questa istituzione etica, morale, di grossi rappresentanti di civiltà e di decisione alla Chiesa, alla cultura e alla religione, venga meno in un frangente così brutto, così tragico quale la pandemia. Si poteva anche soprassedere a un eventuale trasferimento delle suore. Il sindaco, unitamente alla sua comunità, metterà in atto tutte le azioni diplomatiche possibili affinché le autorità vaticane preposte annullino la decisione di chiusura del convento. Chiederemo alle autorità religiose, ecclesiastiche, a cominciare dal Papa, ove si soprassegga a una simile situazione, che comunque un'offesa alla dignità e al decoro e all'onore del mio paese. Sì, anche noi siamo totalmente tristi, dispiaciuti, e nemmeno noi non siamo contenti né siamo contrari a questa chiusura, solo che non possiamo opporci di fronte a una decisione che è venuta dalla Federazione delle Monache Visitandine, a cui fa riferimento il monastero di Corfinio. Le motivazioni apportate sono motivazioni abbastanza valide e difficilmente da scardinare. E quindi ci troviamo in qualche modo in una situazione in cui non troviamo delle strade per opporci a questa decisione. Il Comune ha iniziato anche a voler fare qualche percorso, certamente anche noi ci stiamo muovendo chiedendo alla congregazione che rivedano questa decisione.